Bentrovati. Questa che state vedendo è la mattonella rettangolare a punto virus che mi sono creata. L'ho avviata senza le catenelle, ma con il sistema dei moduli che ho adottato in parecchie delle mie lavorazioni. È un sistema che trovo molto comodo. Avendone capito il funzionamento, riesco a lavorarci qualsiasi tipo di punto e di sequenza. Il mio prototipo misura 36 nel lato lungo e 19 nel lato curto. Se noi partiamo da queste misure, 36 per 19, per capire con quanti centimetri dobbiamo avviare la parte centrale per ottenere questa misura finale, basta fare in questo modo: il lato lungo meno il lato corto. Quello che otteniamo sono i centimetri di partenza della nostra mattonella, della mattonella. La misura di partenza di questa mattonella è di circa 17 centimetri. Per 17 centimetri, con il filato che ho usato, l'uncinetto e la mia mano, ho lavorato 9 moduli di partenza. Difatti, se riprendiamo il calcolo che vi ho fatto vedere prima, il lato lungo della mia piastrella è 36, quello corto è 19, quindi andiamo a sottrarre 19 e 36, il risultato è 17. 17 sono i centimetri iniziali della mia piastrella. Questo è un metodo valido per qualsiasi sia la misura che voi volete ottenere. Lasciando invariata la parte iniziale e la parte finale, per ogni modulo in più che voi vorrete lavorare nella parte centrale, dovrete rispettare il multiplo di lavorazione che è di 4 moduli. Vi faccio vedere l'avvio del progetto, la lavorazione della parte centrale compresa la prima sequenza, dalla seconda sequenza in poi, lasciando invariata la lavorazione degli angoli, andremo soltanto ad aggiungere i moduli centrali. Questo vi verrà in automatico perché la sequenza di ripetizione è sempre la stessa. Andiamo ad avviare i moduli. Ogni modulo andrà lavorato in questo modo: cappietto iniziale, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Carichiamo 4 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella di lavorazione e chiudiamo la nostra maglia alta quadrupla. E andiamo a ripetere tanti moduli per quanti sono i centimetri che dobbiamo avviare. Il secondo modulo e i successivi li andate a lavorare con 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, 4 volte il filo sull'uncinetto. Entriamo sull'incrocio dell'ultima chiusura della maglia sottostante. Prendiamo le due asoline dell'ultima chiusura e lavoriamo la nostra maglia alta quadrupla. Ho terminato la lavorazione dei moduli di partenza. Naturalmente 9 sono i moduli di partenza per una misura base sulla quale ho sviluppato la mia piastrella. Se dovete aggiungere altri moduli nella parte centrale, vi basta soltanto rispettare il multiplo di lavorazione. Terminati i nostri 9 moduli iniziali, naturalmente a seconda del filato e dell'uncinetto che andrete ad usare, le misure potrebbero variare. Terminato l'ultimo modulo, entriamo nel cerchio che si è venuto a formare, diamo una catenella e partiamo con la lavorazione. Per
il primo pezzo andiamo a lavorare 15 maglie alte. La maglia alta iniziale io la vado a sostituire con una finta maglia alta, allungo leggermente la solina, faccio una torsione prendendo un gettato sull'uncinetto, carico il filo, chiudo il primo gettato e poi il secondo allo stesso modo di come se fosse una maglia alta classica. Questo per evitare le 3 catenelle iniziali. Carico il filo e vado a lavorare altre 14 maglie alte per un totale di 15. Lavorato il primo ventaglio di 15 punti alti, andiamo nel occhiello successivo e lavoriamo un punto basso. 5 catenelle di separazione, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto seguente e chiudo il primo archetto di 5 catenelle. Lavoro 5 catenelle ancora, 2, 3, 4 e 5, vado nel modulo successivo e chiudo il secondo archetto con una maglia bassa. Carico il filo, vado nell'archetto successivo, che è il quinto, quindi quello centrale. E lavoro 10 punti alti, 1, 2, 9 e 10. Un punto basso nel modulo successivo, 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Vado nel modulo seguente e chiudo il primo archetto con un punto basso. Ancora 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Vado nel penultimo modulo e chiudo con una maglia bassa il secondo archetto di 5 catenelle. Nell'ultimo modulo, quello di fine riga, andremo a lavorare per questo primo giro 30 punti alti. Quindi carico il filo e vado a lavorare i miei 30 punti alti nell'ultimo occhiello della fila. Continueremo poi dall'altra parte lavorando a specchio come abbiamo fatto per la riga che abbiamo appena terminato. E chiuderemo il nostro giro con le 15 maglie alte mancanti che vanno a completare il primo modulo iniziale. Ho terminato la riga di ritorno del primo giro, lavorato le 15 maglie alte mancanti a completare il primo modulo iniziale. Vado semplicemente nella finta maglia alta, entrando normalmente, estraggo il filo e chiudo. Vedete che la finta maglia alta si integra benissimo con tutto il resto della lavorazione. Vi faccio rivedere come farla. Allunghiamo la solina tenendo il filo fermo, facciamo una torsione intorno al filo e carichiamo un altro gettato. Prendiamo il filo, chiudiamo la prima asola, carichiamo il filo e chiudiamo le ultime due. Nel secondo giro andiamo a lavorare sulle 15 maglie alte iniziali, 15 maglie alte senza fare nessun aumento. Quindi carico il filo e procedo a lavorare le altre 14 maglie alte per il primo modulo. Lavorate le 15 maglie alte iniziali di metà modulo del secondo giro di andata. Andiamo nel primo archetto disponibile e lavoriamo il nostro punto basso. 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4 e 5.
Andiamo nell'archetto successivo e chiudiamo con un punto basso. Siamo al modulo centrale, carichiamo il filo e andiamo a lavorare 10 punti alti sui 10 punti alti sottostanti. Quindi entriamo semplicemente nei punti disponibili e lavoriamo per il modulo centrale punto su punto. Andiamo nell'archetto successivo e lavoriamo il nostro punto basso. 5 catenelle di separazione, 3, 4 e 5. Chiudiamo l'archetto nell'archetto successivo con un punto basso. Carichiamo il filo e andiamo a lavorare punto su punto su ogni punto disponibile dell'ultimo modulo. Quindi andremo a lavorare i nostri 30 punti alti. E ci ritroveremo dall'altro lato del lavoro, dove lavoreremo per la parte centrale come abbiamo fatto adesso e concluderemo il giro lavorando le 15 maglie alte mancanti per andare a completare il modulo iniziale. Ho completato anche il ritorno del secondo giro. E così come vi si presenterà il lavoro. Ogni sequenza è composta da 4 giri di lavorazione. Andiamo ad avviare il terzo e lavoriamo la nostra finta maglia alta. Di inizio giro allungo la solina, tengo fermo il filo, faccio una torsione, prendo il filo, chiudo la prima asola, carico di nuovo e chiudo la seconda. In questo giro andremo a lavorare 15 punti alti per la prima parte, ogni punto separato da una catenella. Quindi, lavorata la nostra prima maglia iniziale, una catenella, carichiamo il filo, andiamo nel successivo punto e lavoriamo il punto alto. Una catenella, un punto alto nel seguente. Una catenella, un punto alto nel successivo, fino ad esaurire tutti i 15 punti alti del giro sottostante. Lavorato il mezzo modulo iniziale, un punto alto separato da una catenella su ogni punto sottostante, andiamo nell'archetto che se ci separa dal modulo successivo. E lavoriamo un punto basso. Carichiamo il filo, andiamo sul primo punto del modulo centrale e lavoriamo la prima maglia alta, una catenella, una maglia alta nella successiva, una catenella, una maglia alta nella successiva e continuiamo per tutti i punti del modulo sottostante, lavorando una maglia alta separata da una catenella. Come potete vedere, la lavorazione è molto semplice. Una volta avviato il lavoro, vedrete che le sequenze andranno da sole. Intanto ho terminato la lavorazione del modulo centrale. Vado nell'archetto che mi separa dall'ultimo blocco e lavoro il punto basso. Carico il filo, vado sulla prima maglia dell'ultimo modulo e lavoro il primo punto alto. Una catenella, un punto alto su quello successivo e continuo lavorando una maglia alta, una catenella per tutte e 30 i punti dell'ultimo modulo e finisco il giro lavorando a specchio, così come abbiamo fatto per la parte superiore. Ho terminato anche il terzo giro. Il quarto, che va a chiudere la prima sequenza, è anche quello di preparazione alla sequenza successiva. Io qui ho staccato il filo,
dopo il quarto giro e ho lavorato la sequenza successiva con il filo di contrasto. Voi potete continuare a lavorare con lo stesso colore oppure, come ho fatto io, fare il cambio filo. Intanto andiamo a vedere il quarto giro per chiudere questa sequenza e iniziare la successiva. Con un punto bassissimo andiamo nel primo archetto disponibile e lavoriamo un punto catenella. Rientriamo nello stesso spazio e lavoriamo un punto basso. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo uno spazio, andiamo in quello successivo e chiudiamo l'archetto con un punto basso. Questo che stiamo facendo è la preparazione dei nostri angoli che poi daranno la forma rettangolare al lavoro. Continuiamo con 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Saltiamo uno spazio, andiamo in quello successivo e chiudiamo l'archetto con un punto basso. Di nuovo 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Saltiamo uno spazio, andiamo in quello successivo e chiudiamo l'archetto con un punto basso. Andiamo a concludere adesso la sequenza lavorando 3 archetti di 5 catenelle in questo modo. Lavoriamo il primo archetto, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo uno spazio, andiamo in quello successivo e chiudiamo con un punto basso. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo uno spazio, andiamo in quello successivo e chiudiamo con un punto basso il secondo archetto di 5 catenelle. Andiamo a lavorare il terzo, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo uno spazio, andiamo in quello successivo, che è anche il penultimo, vedete, e chiudiamo il terzo archetto con un punto basso. Quindi lavoro 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Salto il primo spazio, vado nel secondo spazio che abbiamo tra la seconda e la terza maglia alta del modulo successivo e chiudo il mio archetto di 10 catenelle con un punto basso. Lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado in quello successivo e lavoro il primo archetto di 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo il secondo archetto con un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado nel penultimo e chiudo l'ultimo archetto con un punto basso. Questi archetti che noi stiamo lavorando sul modulo centrale altro non sono che lo spazio tra un modulo e l'altro. Adesso andiamo a lavorare l'archetto di 10 catenelle che ci servirà per la lavorazione del modulo successivo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Saltiamo il primo spazio, andiamo nel successivo e chiudiamo l'archetto con un punto basso. Andiamo a lavorare adesso i 3 archetti di 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto
salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo con un punto basso. Dobbiamo adesso lavorare i due archetti consecutivi di 10 catenelle che ci serviranno per il secondo angolo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo con un punto basso. E abbiamo lavorato il nostro secondo angolo. Dobbiamo andare a lavorare adesso dall'altra parte, quindi anche il terzo e il quarto angolo. Per la parte centrale tra il secondo e il terzo angolo andiamo a lavorare i nostri archetti di 5 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3. 4 e 5, salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo con un punto basso. E andiamo a ritroso. Lavoriamo il terzo angolo, quindi i due archetti di 10 catenelle consecutive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo con un punto basso. E abbiamo lavorato il nostro terzo angolo. Siamo dall'altra parte del lavoro e continuiamo lavorando a specchio, quella che abbiamo dall'altra parte. Dopo l'angolo dobbiamo lavorare i tre archetti di 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado nel successivo e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado nel successivo e chiudo con un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo con un punto basso. Vedete che la lavorazione è semplice perché, lavorato il giro di andata, nel giro di ritorno non dobbiamo fare altro che lavorare a specchio gli stessi punti che abbiamo fatto in andata. Io mi vado a concludere la sequenza e termino la lavorazione dell'altra metà del modulo più il quarto angolo. Ho lavorato tutto il giro di ritorno, il quarto che mi va a chiudere la prima sequenza di lavorazione. Ho creato il quarto angolo con i due archetti consecutivi di 10 catenelle. Vado a concludere l'ultimo archetto, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nella maglia bassa iniziale e chiudo con un punto bassissimo. E da qui riprenderemo esattamente la lavorazione abbiamo terminato tutta la parte iniziale, lavorata la prima sequenza con i quattro giri di ripetizione. Adesso andiamo a staccare il filo per il nuovo colore. Io lo farò blu perché devo fare un trittico da regalare. Voi, se non volete fare il cambio colore, potete continuare la lavorazione con un unico filato. Quindi mi vado a fissare con dei punti bassissimi alle due maglie successive. Entrando nelle catenelle, faccio un'ulteriore catenella e vado a tagliare.
con il nuovo colore. Faccio il mio cappietto iniziale e mi vado a riagganciare al lavoro. Ripartiremo esattamente da metà angolo. In questo caso, dal primo archetto di 5 catenelle che precede i due archetti di 10. Entro nell'archetto e mi fisso al lavoro, contemporaneamente nascondendomi le codine con un punto catenella. Rientro all'interno dell'archetto e vado a lavorare un punto basso. Andiamo nel primo archetto di 10 catenelle, ne abbiamo due perché uno ci serve per l'angolo del lato corto e un altro per l'angolo del lato lungo. Quindi carico il filo, vado nell'archetto di 10 catenelle e lavoro 10 punti alti. Otto, nove e 10. Carico il filo, vado sulla maglia bassa che divide i due archetti e lavoro due punti alti. Questi ci servono soltanto come riga di separazione per i due angoli, per direzionare i due angoli. Faccio il filo, vado nell'archetto successivo di 10 catenelle e lavoro altri 10 punti alti. 2, 3, 9 e 10. Vado nel primo archetto di 5 catenelle e lavoro un punto basso. 5 catenelle, 4 e 5. Vado nel secondo archetto di 5 catenelle, un punto basso. 5 catenelle, 3, 4 e 5. Vado nel terzo archetto di 5 catenelle e lavoro un punto basso. Nell'archetto grande andiamo a lavorare 10 maglie alte come abbiamo fatto per gli angoli. Quindi 1, 2, 3, 8, 9 e 10. E siamo esattamente al centro della nostra lavorazione. E adesso andiamo a lavorare a ritroso. Gli archetti sugli archetti, le 10 maglie alte negli archetti di 10 catenelle. Così faremo per gli angoli e così sarà per tutto il giro di ritorno fino ad arrivare al primo angolo da cui abbiamo iniziato e sul quale andremo a chiudere il giro. L'ultimo archetto di fine giro andiamo a lavorarlo in questo modo. 2 catenelle, carichiamo il filo, entriamo nella maglia bassa iniziale e lavoriamo un punto alto. E abbiamo chiuso il primo giro. Rientriamo nell'archetto che abbiamo appena chiuso e andiamo a lavorare un punto basso. Carichiamo il filo, andiamo a lavorare un punto alto su ciascuno dei 10 di 10 punti del primo angolo. 1, 9 e 10. E abbiamo lavorato il primo angolo.
due maglie alte sulle due maglie alte che di ci dividono dall'altro angolo, un punto alto su ciascuno dei 10 punti successivi. E 10. Un punto basso nell'archetto successivo, quello di 5 catenelle. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Un punto basso nell'archetto successivo. Carichiamo il filo, 10 punti alti sui 10 punti del modulo centrale. Tre, sette, nove e 10. Un punto basso nell'archetto. Uno, due, tre, quattro e 5. Un punto basso nel secondo archetto. Carico il filo, andiamo su l'altro modulo e lavoriamo i nostri 10 punti alti. E continuiamo in questo modo lavorando gli archetti sugli archetti e i 10 punti alti sui 10 punti alti del giro sottostante. Per gli angoli, le due maglie centrali le andiamo a lavorare così come si presentano. Lavoreremo tutto il giro di ritorno e poi vi faccio vedere come chiudere anche questo secondo giro. Ho terminato anche tutto il secondo giro della seconda sequenza e andiamo a chiuderlo lavorando un punto basso nel primo archetto che ci separa dall'angolo, 2 catenelle, carichiamo il filo e andiamo nella maglia bassa iniziale a chiudere questo singolo archetto. Andiamo a lavorare adesso il terzo giro e lo facciamo in questo modo. Rientriamo nell'archetto che abbiamo appena chiuso, lavoriamo il nostro punto basso. In questo giro le maglie alte sono separate da una catenella. Solo le due maglie centrali che direzionano gli angoli sono lavorate consecutivamente e senza catenelle di separazione. Abbiamo iniziato il giro con la maglia bassa, quindi facciamo la catenella di separazione, carichiamo il filo, andiamo nel primo punto alto e cominciamo la sequenza. Una catenella, un punto in quello successivo e così per tutto le 10 maglie dell'angolo. Vi faccio vedere un altro pochino fino ad arrivare alla parte centrale e poi continuerete voi, tanto la lavorazione è ripetitiva. Io mi porterò un pochino avanti per farvi vedere la lavorazione del quarto giro della sequenza di lavorazione. Sono all'ultimo punto dell'angolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faccio l'ultima catenella e le due maglie centrali, quelle che direzionano gli angoli, le lavoro consecutivamente senza catenelle di separazione. E adesso dobbiamo lavorare l'altro angolo, quindi una catenella e un punto, una catenella e un punto su ciascuno dei 10 punti del secondo angolo. Arrivati all'unico archetto centrale,
prima della maglia bassa facciamo la catenella di separazione. Ho terminato di lavorare l'ultimo punto sul secondo angolo, lavoro la catenella, vado nell'unico archetto che mi separa dal modulo successivo e lavoro un punto basso e ricomincio una catenella e un punto su ciascuno dei punti di questo arco centrale, quindi una catenella e un punto, una catenella e un punto, e continuo in questo modo fino a terminare tutto il giro sui 10 punti degli archi, sia questi centrali che quelli d'angolo. Le maglie sono separate da una catenella, così come la maglia bassa è separata anch'essa da una catenella prima e dopo. Solo le due maglie direzionali che abbiamo tra un angolo e l'altro le andiamo a lavorare consecutivamente e senza catenelle di separazione. Io continuo e poi vi faccio vedere l'ultimo giro che chiude la sequenza e poi il lavoro sarà ripetitivo. Vado a chiudere il terzo giro con un punto bassissimo sulla maglia bassa iniziale. Vi faccio vedere la lavorazione dell'ultimo giro che chiude la sequenza e poi potrete benissimo continuare da soli per la misura che a voi occorre, perché il lavoro è ripetitivo. Dopo questo giro che vi faccio vedere adesso, il giro di archetti, che è leggermente diverso da il giro di archetti della sequenza iniziale, per aggiungere moduli in più non dovete fare altro che ricominciare dal primo giro di questa sequenza. Lavorate il secondo, lavorate il terzo, lavorate il giro di archetti e poi ricominciate se dovete aggiungere altri moduli. Alla fine, quando avete raggiunto la misura che a voi occorre, fate come ho fatto io, lavorando soltanto i tre giri della sequenza senza il giro di archetti. Andiamo ad iniziare questo ultimo giro con dei punti bassissimi. Ci portiamo al centro del secondo archetto, quindi entrando nelle catenelle lavoriamo dei punti bassissimi e ci portiamo al centro del secondo archetto di questa sequenza. Senza contare lo spazio che c'è tra la maglia bassa e il primo punto del ventaglio. Questo è lo spazio che c'è tra la maglia bassa e il primo punto, questo è il primo archetto e questo è il secondo. Noi ricominceremo da qui. Entro nell'archetto e lavoro un punto basso. Cinque catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo il primo archetto. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo il secondo archetto di 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado nel successivo e chiudo il terzo archetto di 5 catenelle. Dobbiamo adesso lavorare gli archetti di 10 catenelle che ci servono per l'angolo, per gli angoli, e facciamo in questo modo. Lavoriamo le 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carichiamo il filo,
saltiamo uno e due spazi e andiamo a lavorare sulle due maglie consecutive che ci facevano da direzione per gli angoli. Quindi andiamo nella prima maglia alta e chiudiamo il primo archetto di 10 catenelle lavorando una maglia alta sulla prima maglia alta delle due consecutive. Carichiamo il filo, entriamo nella maglia alta seguente e lavoriamo il nostro punto alto. E adesso ricominciamo a ritroso, quindi 10 catenelle per l'altro angolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Salto i due archetti seguenti, vado nel terzo e lavoro il punto basso per chiudere questo secondo archetto di 10 catenelle che è per l'angolo. Quindi lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo il primo archetto di 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto uno spazio, vado in quello successivo e chiudo il secondo archetto con un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto l'archetto seguente, vado in quello successivo e chiudo il mio terzo archetto di 5 catenelle. Tra un modulo e l'altro andiamo a lavorare il nostro arco grande di 10 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Salto un archetto più lo spazio che c'è tra la maglia bassa e il primo punto, vado in quello successivo e chiudo questo arco grande sempre con il punto basso. Siamo sul modulo centrale, su uno dei due moduli centrali dove andremo a lavorare gli archetti di 5 catenelle. Tra un modulo e l'altro lavoreremo l'archetto grande di 10 catenelle e così per tutto il giro di lavorazione. Gli angoli li andrete a lavorare come vi ho fatto vedere adesso e poi io vi faccio vedere come chiudere il giro. Ho terminato anche questo ultimo e quarto giro della sequenza di ripetizione. Andiamo a lavorare l'ultimo archetto grande. Vedete, siamo all'angolo di partenza dal quale abbiamo iniziato il giro. Quindi vado a lavorare le 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vado sulla maglia bassa di inizio giro e mi chiudo l'archetto con un punto bassissimo. E abbiamo terminato la sequenza di ripetizione. E con questo giro abbiamo terminato la sequenza di ripetizione. Adesso potrete continuare tranquillamente da soli. Non dovete fare altro che ripetere questi quattro giri per ogni sequenza in più che volete aggiungere al vostro lavoro. Se avete raggiunto la misura che vi serve, l'ultima sequenza la lavorate semplicemente con i primi tre giri, omettendo l'ultimo. L'ultimo giro è un giro di assestamento che andiamo a lavorare tra una sequenza e l'altra e che ci serve da preparazione per il primo giro. Se dovete fare il cambio filo, lo farete sempre da mezzo angolo, quindi con dei punti bassissimi vi portate al centro di questo primo archetto, andate a fissare il filo e partite direttamente con il nuovo colore come vi ho fatto vedere all'inizio. E poi andate a riprendere la vostra lavorazione ricominciando dal primo giro della sequenza. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale,
lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!